Per la prima volta a Civitavecchia si è svolto Civita 23, un'esercitazione nazionale della protezione civile nel piazzale della ex Fiumaretta, per mostrare ai ragazzi delle scuole come viene allestito un campo in caso di un'emergenza. Abbiamo portato i ragazzi, io qui sono in doppia veste di insegnante dei miei alunni, abbiamo portato qui i ragazzi perché nell'ambito delle lezioni di educazione civica lavoriamo per le seconde medie sul volontariato, per cui cerchiamo di allargare proprio questa, la conoscenza della protezione civile, cerchiamo di entrare nei loro cuori, nelle loro menti, perché le mani che aiutano sono sacre come quelle che pregano. E perché speriamo e pensiamo che loro, visto che loro sono il nostro futuro, che possano poi dedicarsi a questa attività, perché l'empatia, aiutare gli altri è di fondamentale importanza nella crescita di un alunno. Una vera e propria lezione di educazione civica, quella ricevuta dai ragazzi, grazie anche al supporto del nucleo dei volontari del VAB Lazio che hanno prestato le loro professionalità. E siamo qui per visitare le attività, questo campo della protezione civile all'interno delle attività di educazione civica che abbiamo pianificato quest'anno. Come rispondono i ragazzi? I ragazzi sono entusiasti perché per loro è un'opportunità importante di toccare con mano quello che poi questa associazione di volontariato così importante per il nostro paese fa e opera. Quindi sono contenti, hanno i quaderni per gli appunti e siamo contenti, felici. Il nostro coordinamento è nato nel 2000, è formato da 11 associazioni presenti nel territorio laziale con varie specialistiche che vanno dall'assistenza alla popolazione all'antincendio, abbiamo i cinofili e abbiamo le squadre droni, come penso che abbiano fatto vedere. Noi ci occupiamo principalmente di tutto quello che è a 360 gradi la protezione civile. Ovviamente facciamo anche formazione e informazione, come vedete scolaresche, la facciamo anche con le persone più, con gli anziani, cerchiamo di dargli una specie di formazione quantomeno per capire in eventuale criticità come si devono comportare.